Lui era allora studente e con i suoi coetanei facevano parte di una filodrammatica della chiesa delle Case Nuove. Mi raccontava le sue giornate da ragazzino, che lui abitava quando era fanciullo, abitava al Rione Fera. E mettevano in scena dei drammi come Il Fornaretto di Venezia, come Mamma Vivrai, dei quali abbiamo ancora qualche ricordo fotografico e tanti ricordi raccontati da lui, tanti aneddoti. E incominciavano a nascere i primi circoli associazione culturale e io facevo parte dell'associazione CTG, Centro Turistico Giovanile. Assieme a Gianni Iannizzi, a Gaetano Grillea, ci siamo messi a scrivere a Figliaschetta. Il teatro ha creato le condizioni proprio per far conoscere la Rosarno Positiva. Ricordo lui come tanti altri suoi compagni di scena e volevo essere io su quel palco. Era il vero capocomico, cioè quello che riusciva a trascinare tutti, perché aveva una forza espressiva notevolissima.